Ciao, benvenuti a Cazzeggio. Ciao, benvenuti a un altro episodio di Cazzeggio Catabiotico. In questa puntatona parleremo rapidamente, in modo ironico e sarcastico, sul tema di macroeconomia, circa le condizioni di sostenibilità del debito pubblico. Ecco, per i non capenti, debito pubblico italiano sostenibile, sto cazzo. Dunque, cosa dice la macroeconomia sul debito pubblico? Ecco, il tema può essere ispezionato nel breve e nel medio e nel lungo periodo, oltre al fatto che la scuola neoclassica ha un approccio diverso dalla scuola keynesiana. Andiamo con ordine. Ecco, per la scuola keynesiana il debito pubblico non è un problema. Per la scuola keynesiana le curve di domanda sono sempre elastiche, mentre le curve di offerta sono sempre rigide. Ecco, queste assunzioni può valere per un paese del terzo mondo oppure del secondo mondo, ma non per un paese del primo mondo. Nei paesi del primo mondo i mercati sono saturi, sono curve di domanda rigide e curve di offerta elastiche, con la punto metodologia di produzione just in time. Poi, per la scuola keynesiana non vale la pena di preoccuparsi nel lungo periodo, perché nel lungo periodo siamo tutti morti. Ecco, anche questa assunzione ideologica è da dementi. Se non ci si preoccupa del lungo periodo si occuperà di noi ed anche un paese può morire e scomparire. Per la scuola keynesiana l'inflazione non è un problema, ma è una cosa buona. Anche questa assunzione è un delirio da manicomio. L'inflazione colpisce facendo grossi danni proprio operai, impiegati, pensionati, ossia le persone a reddito fisso, andando a erodere il salario reale W/P, perché imprenditori e artigiani possono scaricare l'incremento dei costi sui prezzi di beni e servizi. L'inflazione quindi fa più male ai poveri che ai ricchi. C'è poi il problema che i paesi possono perdere l'uso della moneta e dissolversi istituzionalmente, confrontare con la Repubblica di Weimar oppure con l'Argentina fallita numerose volte con un'inflazione alle stelle che sopravvive in Argentina solo perché gli argentini sono pochi. Poi hanno un ampissimo territorio con le Pampas che al momento in Sud America i primi impatti di danni da cambiamento climatico sono marginali o nulli, a differenza di quello che succede in Italia. Che dice la scuola neoclassica sul debito pubblico? Ecco che non è una bella cosa, specie quando ha un'alta incidenza su un paese, ad esempio con il quoziente debito-PIL. Un oscillatore non chiuso e non limitato che fa da zero a più infinito e al crescere del quoziente debito-PIL cresce il rapporto, quindi l'indice di insostenibilità. Perché 1. L'alta percentuale del debito pubblico sul PIL preclude in futuro l'uso di un'espansione della leva del debito pubblico per finanziare eventi imprevedibili a bassa frequenza con alto impatto, ossia guerre, epidemie, alluvioni, terremoti, maremoti, caduta di meteoriti, eccetera. Inoltre, 2. Le politiche di ampio debito pubblico, quando sono fatte, sottraggono preziose risorse del risparmio al sistema economico, andando a spiazzare gli investimenti privati. Sia perché poi dopo le risorse di bilancio destinate al rientro del debito pubblico sono un non forte onere finanziario, sia in conto interessi che in conto capitale, che sono quindi onerose. Tali risorse di bilancio avrebbero potuto essere destinate ad altri migliori impieghi, investimenti pubblici o spese correnti, oppure abbassamento di imposte e tasse. Ragione per cui il debito va fatto solo quando serve, salvo poi rientrare rapidamente, prendo cura di mantenere, per prudenza, un livello di indebitamento basso, per non precludere lo sviluppo presente del paese e non pregiudicare lo sviluppo futuro. Quale delle due scuole economiche ha ragione sul tema del debito pubblico?
Beh, sicuramente la posizione neoclassica sul debito pubblico è più articolata di quella delirante keynesiana, che è sostanzialmente un'analisi solo di breve periodo. Tuttavia, la politica neoclassica non è molto utile in un paese del terzo mondo, oppure in un paese del secondo mondo che sta iniziando a fare la propria rivoluzione industriale con un paese totalmente da infrastrutturare. La politica keynesiana è invece, diciamo, più utile per un paese appunto del terzo mondo o di un paese del secondo mondo. Una sana e prudente politica neoclassica o monetarista è più opportuna per un paese del primo mondo che ha appunto mercati saturi e già dispone di una completa infrastrutturazione, avendo già fatto da tempo la rivoluzione industriale. Andiamo a discutere sulle condizioni di sostenibilità del debito pubblico. Ragioniamo in termini dell'indicatore debito su PIL. Debito pubblico su PIL è un oscillatore che va da 0 a più infinito e ormai è famosissimo e conosciutissimo il quoziente debito pubblico su PIL. Ecco, sia L1 il tasso di crescita percentuale annuo del debito pubblico ed L2 il tasso di crescita percentuale annuo del PIL, tali valori si indicano in complemento a 1, per cui potete vedere che moltiplicando il debito per il suo fattore di crescita diviso la crescita del PIL per il suo fattore di crescita, ecco, quando il numeratore e il denominatore crescono nello stesso numero, nello stesso valore, le differenze si elidono e si ha un punto di equilibrio ed una costanza del quoziente debito PIL. Siamo in equilibrio? Ni. Nel senso che quando la crescita del debito è uguale alla crescita della crescita economica, c'è equilibrio, ma non è un equilibrio stabile, è un equilibrio precario, perché nei paesi del primo mondo, a mercati saturi, le crescite economiche sono modeste ed ogni anno si devono adattare le spese alle entrate, oltre alla gestione del debito con interessi e il riclassamento della quota parte del debito che va a scadenza, e questo rende tutto il mantenimento dell'equilibrio molto difficile e precario. Se poi accade che in un paese del primo mondo, già a mercati saturi, L1 la crescita del debito è superiore alla crescita del PIL, allora il debito pubblico cresce di più di quanto cresca il PIL e inizia la sindrome della insostenibilità. Quando la derivata seconda della crescita economica del PIL sul tempo diventa concava, mentre la derivata seconda della crescita del debito pubblico sul tempo diventa convessa, si ha una totale insostenibilità del debito pubblico, perché il paese è in declino economico, mentre il suo debito pubblico esplode senza controllo. Punto. Fine della discussione. Ho letto in internet delle strane idee sul fatto che la sostenibilità del debito sia garantita da una crescita economica, 2, un avanzo stabile, un avanzo primario stabile. Ecco, l'avanzo primario è il saldo delle entrate totali, tributarie ed extratributarie, sottratto tutte le spese correnti per investimenti, ma da cui non si è ancora sottratto il costo del servizio del debito. Ecco, l'esistenza di un avanzo primario non è condizione sufficiente a coprire il costo del servizio del debito. E non ce n'è abbastanza per andare in attivo ed iniziare a ripagare quote capitali del debito pubblico, perché ce n'è di avanzo primario solo quello sufficiente per pagare gli interessi, ma senza iniziare a ripagare il debito pubblico, la trappola del debito pubblico viene mantenuta, e la trappola del debito pubblico è una concausa del declino economico. Infatti si vada a ripensare quanto diceva appunto la scuola neoclassica: le risorse di bilancio destinate al rientro del debito pubblico sono un onere finanziario, un conto interesse e un conto capitale molto oneroso, e tali risorse di bilancio avrebbero potuto essere destinate ad altri migliori impieghi come investimenti pubblici o spese correnti oppure abbassamento di imposte e tasse, se il debito non punto fosse stato basso. Inoltre, un paese come l'Italia, che è già da lungo tempo in declino economico,
con una crescita economica che ha un trend concavo e che in prospettiva questa concavità nella crescita continuerà ad ampliarsi nella sua magnitudo, diventando sempre più concava a causa di danni da cambiamento climatico, scarsità, guerre che finiranno per distruggere un'economia di trasformazione che è già in declino ed in delocalizzazione e che attualmente è incapace a produrre innovazioni anche a causa della sua struttura con un alto numero di aziende marginali, incapaci di fare ricerca e sviluppo applicata, e è atteso che nel futuro questa debole economia di trasformazione finirà stroncata dai danni dal cambiamento climatico e dalla sovrappopolazione scarsita. Tiè, piglia in carta e porta a casa. Inoltre l'esistenza di un avanzo primario non è condizione sufficiente a garantire un perpetuo riclassamento del debito pubblico, stabilizzando anche il costo del servizio del debito pubblico, con tassi di interesse fissi e bassi. Perché? A. Se la moneta di conto in cui il debito pubblico è classato non è una moneta di conto che è tesaurizzata o tesaurizzabile, i tassi di interesse non saranno bassi e non saranno stabili. Tiè, pila in carta e porta a casa. Quindi con un alto livello del debito, con tassi di interesse che non saranno né bassi né stabili, col cazzo che lo stabilizzi il costo del servizio del debito. Oppure, se la moneta di conto in cui il debito pubblico è classato non è una moneta che è usata per regolare i saldi del commercio internazionale o della bilancia di pagamenti, per cui la domanda di tale moneta sarà bassa, quindi i tassi di interesse e di classamento del debito non saranno bassi e non saranno stabili. Tiè, piglia in carta e porta a casa, col cazzo che lo stabilizzi il costo del servizio del debito con una moneta di conto in cui il debito pubblico non è regolarmente utilizzata per saldare i valori aggregati delle regioni di scambio del commercio internazionale o della bilancia dei pagamenti. C. Tantomeno la presenza di un avanzo primario non è garanzia di riclassamento dell'alto debito pubblico, della stabilizzazione del costo del servizio del debito con tassi di interesse bassi e stabili, perché se il debito pubblico italiano fosse ridenominato in lire, in una valuta iperinflazionata assimilabile alla carta straccia, che è pila in carta e porta a casa. Ecco, quindi, in sintesi direi che possiamo concludere questo podcast che sintetizza molto bene la mia opinione a riguardo. Debito pubblico italiano sostenibile, sto cazzo.